Buonasera cari telespettatori di Seila TV, ben ritrovati allo spazio dedicato all'informazione di Seila TV News. Andiamo a vedere quali sono le notizie principali della giornata con i titoli del sommario. Precipita incordata in Svizzera, muore Walter Scarpellini, alpinista del CAI di Treviglio. Togliere le croci che segnalano le vette in montagna? Nessuna polemica, non si toccano. Ragazza dispersa nell'Adda ritrovata. Il soccorso nautico dei vigili del fuoco. Evitate i bagni nei fiumi, ecco i rischi. Resta in carcere minorile il 17enne accusato di terrorismo jihadista. Stava organizzando un attentato in Bergamasca. Calciomercato Atalanta, qualcosa si muove per la prossima stagione. Tutte le novità. Lo avete sentito, la montagna si è portata ancora una volta via un alpinista bergamasco, un esperto alpinista Walter Scarpellini, che è morto durante un'escursione, una cordata in Svizzera. Ci racconta tutti i dettagli nel servizio Luca Cavadini. A pochi giorni dal tragico incidente sul Monte Rosa che ha visto la morte dell'alpinista bergamasco Angelo Panza, ieri un'altra vittima della montagna. Si tratta di Walter Scarpellini, 42 anni, residente a Zanica e padre di una figlia di 13 anni. Come Panza, anche lui alpinista con una notevole esperienza, iscritto al CAI di Treviglio, luogo della tragedia, le Alpi Pennine in Svizzera e precisamente il ghiacciaio del Gran Combin. Aveva lasciato il rifugio in piena notte per raggiungere la vetta a 4.184 metri nelle prime ore del mattino, proprio per evitare le alte temperature che sconsigliano le scalate in questi periodi. Poi la caduta di 600 metri, il recupero dei soccorritori e il trasporto disperato all'ospedale Sion, dove i medici hanno tentato di salvarlo per 7 lunghe ore. Troppo gravi le ferite riportate e le complicazioni che hanno causato il decesso. I due compagni di cordata sono scesi in modo autonomo dal luogo dell'incidente. La magistratura svizzera, con la collaborazione della polizia cantonale, aprirà un fascicolo per determinare quanto sia successo. Fatica, silenzio, adrenalina. Così si presentava Scarpellini, conosciuto come Walter S., sul social, impreziosito di immagini mozzafiato delle sue scalate. L'alpinismo nel cuore e 38 degli 82 4.000 metri del mondo conquistati. Come si ricordava nel servizio, Walter Scarpellini era iscritto, tesserato al CAI di Treviglio. Noi abbiamo in collegamento proprio il presidente della sezione del CAI di Treviglio, Antonio Rivoltella. Buonasera. Buonasera a voi. Buonasera, grazie di averci raggiunto in diretta. So che è nel pieno di una ricognizione su un percorso, quindi le rubiamo pochi minuti. L'esperienza non basta per affrontare la montagna, lo diciamo tante volte. Walter era un esperto alpinista, appunto iscritto al CAI di Treviglio. Che ricordo ne avete? Sì, lui è partito con noi, si è iscritto con noi nel 2017, poi dopo le prime esperienze si è specializzato, ha fatto varie 4.000 sulle Alpi, 3.000-4.000 praticamente, faceva arrampicate su ghiaccio, su roccia, quindi io però lo conosco poco perché l'unico contatto che ho avuto con lui erano alcuni giorni passati insieme con le nostre, nelle nostre vacanze estive che effettuavamo a Pozzo di Fassa, quindi poi praticamente è più di un anno che non lo vedevo più. Ecco, l'esperienza non basta per affrontare la montagna, lo abbiamo detto, ma ci sono dei rischi, degli elementi di imprevedibilità che anche l'alpinista più esperto non può prepararsi. L'imponderabile è dietro l'angolo. Comunque per andare in montagna, e lui lo sapeva benissimo, bisogna essere abbastanza preparati e essere anche previdenti, cioè guardare il tempo, l'attrezzatura, l'abbigliamento, le condizioni fisiche e il percorso da effettuare. Non si può andare in giro alla cieca, vestiti come si vuole, come per andare in spiaggia, oppure con le scarpette per camminare lungo
i corsi delle città. Ecco, quando si va in montagna bisogna essere molto attenti e visto che adesso la tecnologia ci permette di sapere in anticipo che tempo c'è, il percorso che c'è, le difficoltà che incontriamo sul percorso, quindi uno si deve preparare, verificare se è in grado fisicamente di fare l'escursione, l'arrampicata o quello che vuole in montagna e quindi deve essere pronto. Poi c'è l'imponderabile, quello nessuno lo sa. Quello è un punto di domanda che nessuno è in grado di rispondere, a cui nessuno è in grado di rispondere. Ecco, solo una settimana fa, un'altra perdita di un alpinista bergamasco, Angelo Panza, una montagna che è più traditrice o ci sono più rischi anche legati magari al cambiamento climatico, quindi cambia la composizione dei tracciati, No, la neve che si scioglie. cioè, quando uno va in montagna, la neve che trova la conosce, cioè c'è neve marcia, neve fresca, neve ventosa, ci sono tanti tipi di neve, quindi uno se è la prima volta che va, no, sicuramente non è in grado di riconoscerlo, ma se è tanto tempo che frequenta la montagna, capisce se il tipo di neve, il tipo di ghiaccio, il tipo di roccia, cioè è preparato. Mentre chi va sporadicamente, magari solo la domenica, spera, vede che ci vanno tutti, ci va anche lui, e questo lo troviamo su certe ferrate dove troviamo gente che non sa come mettere i piedi, non sa dove mettere le mani, e purtroppo ci sono, visto che le regole ci sono e nessuno le rispetta. Lo E ricordiamo questo sempre. non ha niente a che vedere con quello che è successo oggi, quello che è successo una settimana fa. Però un po' di attenzione ci vuole comunque e questi signori di attenzione ci hanno molto. Certo, assolutamente, lo ricordiamo sempre, affrontare la montagna con preparazione e in sicurezza. Prima di salutarla, le faccio un'altra domanda. Nel servizio, che vedremo tra poco parleremo della polemica che è scoppiata per, l'opportunità di togliere o di non mettere più le croci sulle vette delle montagne. Il CAI ha già espresso la sua posizione, ufficiale per spegnere un po' anche appunto, la polemica e i malumori. Ma qual è la sua idea che si è fatto su questo tema? Mi fanno domande a cui non vorrei rispondere, però vorrei dirgli un proverbio in dialetto bergamasco, ma non lo faccio. Comunque sono opinioni e io le opinioni della gente le rispetto. Poi abbiamo anche gente che non dovrebbe andare con le moto sui sentieri mentre vanno con le moto sui sentieri, cioè. Cosa vuole, cioè, ognuno ha un suo modo di pensare e anche a discapito di, anche di regole o di tradizioni che sono anni che ci sono. Ecco. E sul tema delle moto sicuramente torneremo a parlare anche sul rispetto dell'ambiente montano. Ringrazio molto Antonio Rivoltella per Uno può essere stato con andare con le noi. moto, però sui sentieri ci sono anche i pedoni, quindi. I pedoni che rischiano di farsi male, di essere investiti per negligenza di persone. Poi ci saranno i motociclisti che mi manderanno mille fulmini e mille minacce, però la realtà è questa. Grazie ancora Rivoltella, buona serata. Buona serata a voi. Bye. Restiamo in tema di montagna, togliere le croci sulle vette, quelle che indicano le vette in montagna, sono obsolete. È scoppiata la polemica dopo un editoriale comparso sul sito Lo Scarpone del CAI, ma la posizione ufficiale proprio del CAI ha già placato i rumors e i malumori. Sentiamo. Una vera e propria bufera mediatica, quella che in poche ore si è scatenata in opposizione alla presunta proposta del Club Alpino Italiano circa l'intenzione di dare uno stop alle installazioni di croci sulle vette delle montagne italiane. A sollevare il caso Marco Albino Ferrari,
direttore editoriale dell'associazione e del portale ufficiale del CAI Lo Scarpone. Nel corsivo, le croci erano state descritte come anacronistiche e divisive in un mondo avviato verso il dialogo interculturale, al punto da indurre il CAI a disapprovarne la collocazione di nuove sulle nostre montagne. Il direttore scriveva di una tesi condivisa pienamente dall'associazione. Ora il dietrofront ufficiale che arriva dal presidente Antonio Montani. Nessuno ha mai discusso l'argomento in una sede ufficiale. È un pensiero personale, un vero equivoco e nessuno toccherà una croce. Anche nella Bergamasca le reazioni non si sono fatte attendere. La stragrande maggioranza dei commenti in favore di quel simbolo che rappresenta il sacrificio e il ringraziamento per il raggiungimento di una vetta a qualsiasi livello, sudata e conquistata dal più grande alpinista fino all'escursionista occasionale. Per ora il buon senso prevale. Le croci di montagna sono salve. E dalla montagna invece passiamo ai laghi e ai fiumi che in questi giorni di caldo sono gettonatissimi per trovare un po' di refrigerio, ma sono anche molto pericolosi e lo raccontano gli ultimi episodi di cronaca, uno proprio ieri che per fortuna si è concluso in maniera positiva. E allora i vigili del fuoco, in particolare il soccorso nautico, mette in guardia sui rischi dei bagni nei fiumi e nei laghi. La ricerca di refrigerio dal caldo estivo con un bagno nelle fresche acque dei laghi e dei fiumi può rivelarsi una pessima idea. Lo dimostrano i già numerosi incidenti che hanno visto impegnati i vigili del fuoco del soccorso nautico di Bergamo, non sempre a lieto fine, come il ritrovamento della 19enne dispersa ieri pomeriggio perché trascinata dalla corrente mentre attraversava l'Adda, all'altezza del cosiddetto canyon di Calusco. Per ore si è temuto il peggio. La ragazza era scivolata e aveva sbattuto la testa, gli amici con lei non erano riusciti a salvarla. Il corpo è stato portato via dal fiume per chilometri. In campo anche i sommozzatori e l'elicottero per perlustrare la zona. Vicenda dall'epilogo fortunato perché la giovane è riuscita a guadagnare la riva e a mettersi in salvo, anche se per il trauma cranico ha vagato sulle sponde a lungo prima di essere ritrovata. Era invece finito in tragedia il tuffo nell'olio a calcio per un giovane egiziano di 18 anni a inizio giugno, risucchiato da un mulinello. Evitare la balneazione nel fiume normalmente per via delle correnti, perché appunto la corrente poi varia anche velocemente, se dovessero esserci dei temporali in quota potrebbero arrivare delle piene improvvise o punti di incastro comunque che non si vedono in superficie ma che possono appunto fare incastrare la persona. Evitare assolutamente i canali artificiali perché hanno queste sponde poi molto regolari e molto lisce dalle quali poi è quasi impossibile trovare dei punti per aggrapparsi o per risalire. Anche i laghi nascondono insidie e non vanno sottovalutate anche le placide acque di specchi come il lago Dendine o i bacini alpini, soprattutto se non si è abituati a nuotare nell'acqua aperta, perché si galleggia con maggior fatica, si creano spesso vortici e il fondale algoso può far rimanere impigliati. Attenzione anche ai tuffi, come è successo a Spinone, al 16enne di origini egiziane morto la scorsa settimana e un anno fa, in quel punto, era annegato un 21enne di origini senegalesi. Lo shock termico, infatti, con la temperatura elevata dell'esterno, può provocare malori e svenimenti improvvisi e anche il nuotatore più esperto in questi casi non potrebbe far nulla. Differenze di temperatura, un tuffo, un colpo al viso, alle vie aeree, può sempre provocare questo tipo di malore che poi può portare all'annegamento. A luglio e agosto sarà istituito, in accordo con la prefettura di Bergamo, un presidio fisso dei vigili del fuoco nei fine settimana sul lago di Iseo, per il soccorso immediato, ma soprattutto per la prevenzione di incidenti. Una mattinata difficile per gli automobilisti a causa di due incidenti, fortunatamente non gravi, che però hanno avuto diverse ripercussioni sul traffico. Il primo a Grumello del Monte in località Campagna. Intorno alle 8 quattro veicoli si sono scontrati lungo la strada provinciale 85. Quattro le persone coinvolte, due ragazzi di 19 e 20 anni e due donne, una di 28 e una di 36. Per consentire i rilievi e i soccorsi, il traffico ha subito dei rallentamenti. A Bregliano Gerasadda, intorno
Alle 10 si è verificato invece uno scontro frontale tra due auto lungo la strada provinciale 128. Tre le persone coinvolte, una ragazza di 26 anni, un ragazzo di 26 e un uomo di 57. Sul posto due ambulanze che hanno soccorso i feriti in codice giallo e le forze dell'ordine per i rilievi. Per lo sgombro della carreggiata ci è voluto del tempo e ha provocato code. Ritorniamo sulla vicenda di quel ragazzo che era stato intercettato dalla polizia perché in rete progettava un attentato di matrice jihadista in Bergamasca. Ecco, ora è partito il processo e il ragazzo resta in carcere minorile. Resta in carcere minorile il giovane 17enne originario del Camerun, in possesso della cittadinanza italiana e abitante nella Bergamasca. Per lui accuse molto serie. Il fermo è scattato per associazione con finalità di terrorismo, addestramento, apologia e istigazione a delinquere aggravate. Gli inquirenti avrebbero trovato corrispondenze chiare con il Daesh, l'organizzazione terroristica di stampo jihadista. Il ragazzo avrebbe pronunciato il giuramento di fedeltà allo Stato Islamico e al Califfo, mettendosi a disposizione per ricercare seguaci, fare propaganda e finanziare operazioni terroristiche. Mentre per i difensori non ci sarebbero le prove informatiche della riconducibilità al ragazzo o dei contenuti rinvenuti, il Tribunale dei Minori di Brescia ha confermato l'attendibilità dell'accusa, e soprattutto della pericolosità del ragazzo che stava progettando un attentato in zona maresana. Il sostegno arriva dai compagni di scuola con una serie di lettere indirizzategli, appoggio morale per un allievo da tutti considerato studioso e desideroso di arrivare all'università. Un quadro molto diverso da quello descritto dalla polizia investigativa e che è stato ribadito dalla decisione dei giudici di mantenere il ragazzo nell'istituto penitenziario. Chiudiamo la pagina di cronaca e passiamo a parlare di attualità. A Bergamo è stato assegnato l'appalto per il cantiere del treno Perorio, il molto discusso treno Perorio, i lavori entro il 2026. Se ne è tanto discusso e ora il treno Perorio diventa realtà. Rete Ferroviaria Italiana ha infatti aggiudicato la gara per la progettazione e la realizzazione del collegamento ferroviario Bergamo-Aeroporto di Orio al Serio al raggruppamento di imprese composte da D'Agostino, Angelo Antonio, Costruzioni Generali e Segeco. L'appalto ha un valore di 113 milioni di euro, finanziati anche con i fondi del PNRR, e prevede il completamento dei lavori entro il 2026, in tempo per le Olimpiadi di Cortina. Il progetto permetterà di viaggiare da Bergamo a Orio al Serio in 10 minuti, attraverso una nuova linea ferroviaria a doppio binario di poco più di 5 km. Rimane però aperta l'incognita Boccaleone. L'intervento, che avrà il vantaggio di potenziare i collegamenti con Milano, infatti, viene fortemente osteggiato dagli abitanti del quartiere, che sarà diviso in due dalla nuova tratta ferroviaria, senza che sia stata presa peraltro in considerazione la richiesta avanzata dai residenti della zona di una passerella verde sopra i binari per ricucire il territorio. E a proposito di cantieri, l'assessore ai lavori pubblici Marco Brembilla ha risposto all'interrogazione del consigliere leghista Carrara. Tema l'inizio del cantiere della rotatoria che sorgerà tra via Autostrada e via Carnovali. Nessun mancato coordinamento tra le tante opere in programma. Una delle critiche che era stata mossa da Carrara viene quindi rispedita al mittente. La rotatoria non è rinviabile e non avrà ripercussioni sul traffico, che probabilmente migliorerà da subito anche per lo spegnimento del semaforo. Inoltre i lavori durante la chiusura delle scuole saranno un indubbio vantaggio, si legge appunto nella risposta all'interpellanza. Queste le motivazioni dell'amministrazione, quindi il via ai lavori è previsto nella prima settimana di luglio. Restiamo a Bergamo città e ci spostiamo nel quartiere di Santa Lucia, tra bellezze ma anche tanti problemi, in particolare proprio quello delle soste selvagge che deturpano il quartiere.
A Santa Lucia c'è un problema di viabilità e di sosta abusiva che crea non poche difficoltà alla circolazione sulle strade del territorio. Due i punti chiave individuati dai residenti, uno lungo via Statuto nella zona della rinnovata piazzetta Santa Lucia e l'altro nell'area delle piscine Italcementi, dove la viabilità è stata recentemente modificata ma dà adito a qualche parcheggio molto originale. Capitolo via Statuto, la riqualificazione della piazzetta è stata sicuramente una manna per il quartiere, che ha ritrovato un punto di riferimento fondamentale. Vivo, ricco di negozi, di vicinato e di relazioni umane, ma diversi posti auto che c'erano a disposizione qui sono stati tolti. Dunque gli automobilisti sostano senza timore a bordo strada, proprio lato piazzetta, ostacolando il passaggio e diventando un vero e proprio pericolo anche per chi proviene da via 24 Maggio e rischia di non avere la visuale aperta sul resto della strada. Sono prevalentemente soste brevi di chi scende dall'auto per una rapidissima commissione, ma in alcuni casi le auto sostano qui a lungo e di polizia che gestisca la situazione se ne vede gran poca. Dal lato piscina la situazione è per certi versi simili ma più circoscritta. Qui si è creato un senso unico nell'anello che circonda l'Italcementi e anche in questo caso alcuni posti auto sono stati rimossi per far spazio alla ciclopedonale. Ma durante il fine settimana, in occasione delle festività, non pochi parcheggiano sulle aiuole verdi per poi incamminarsi verso i percorsi che portano in Città Alta. Non certo uno spettacolo bello in una delle zone più belle e scenografiche di Bergamo e soprattutto appena rimesse a nuovo. Facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, ci ritroviamo tra poco per parlare del restauro del Monastero del Carmine e il calciomercato. A tra poco. Ben ritrovati nella seconda parte del nostro telegiornale. Parliamo di un altro cantiere, ma questa volta dedicato ai restauri del bellissimo Monastero del Carmine e i lavori partiranno a luglio. 2 anni a disposizione e un progetto ambizioso. Il recupero definitivo del Monastero del Carmine per restituirlo alla città. Dopo il primo lotto di lavori che ha portato alla realizzazione del Teatro Renzo Vescovi, della Sala del Capitolo e della Biblioteca Teatrale Eurasiana, la vittoria del bando di Fondazione Cariplo dedicato al riuso transitorio di spazi abbandonati o sottoutilizzati ha permesso di ampliare la sperimentazione del teatro tascabile attraverso la creazione di 2 cantieri. Uno sociale, legato al calendario di eventi che andranno in scena nello spazio del monastero, e uno fisico, attraverso il rifacimento del primo piano dello spazio che si affaccia sulla via Boccola. Ci immaginiamo che alla fine di questi 2 anni il Monastero del Carmine, che oggi è attivato al circa il 30% della sua complessità, possa arrivare ad un 70-80%. L'idea è che proprio il Carmine diventi uno spazio culturale aperto alla cittadinanza e quindi non sia solo un luogo dove fare interventi, performance e spettacoli, ma anche un luogo da vivere quotidianamente, anche a partire da quello che è la sua storia e quello che ad oggi, negli anni, si sta costruendo. Uno degli interventi del cantiere fisico è la creazione, a partire dal mese di luglio, di stanze in cui ospitare temporaneamente artisti italiani e internazionali al primo piano dell'edificio, realizzate attraverso un workshop di autocostruzione con cittadini e studenti. In futuro il progetto del secondo lotto di interventi che interesserà il Monastero del Carmine, che noi ci immaginiamo per i 5 piani del lato che si affaccia sulla Boccola, prevede la foresteria d'artista, di cui appunto le stanze di cui vi ho parlato sono solo un incipit, che possa ospitare dai 12 ai 14 posti letto. Lo sport, ora non quello giocato sui campi, ma quello che si fa nelle porte, nei palazzi del calciomercato, e anche per l'Atalanta si muove qualcosa per la prossima stagione. Mentre proseguono a gran ritmo i lavori in curva sud e vanno letteralmente a ruba gli abbonamenti per la prossima stagione, dove praticamente il Gewiss sarà sempre sold out con i soli tesserati, ecco spuntare qualche novità sul calciomercato, qualcosa in più delle solite tante voci. Si parla di difesa e, per la precisione, di un centrale che potrebbe sostituire o alternare il duo Palomino-Scalvini al centro del mercato atalantino. Lui è Isaac Hien, svedese, un destro classe 1999 dal fisico certamente importante, 1,91 m, molto dinamico e un'esperienza maturata in 33 partite con il Verona.
e gli scaligeri hanno capito che il ragazzo interessa, alzando la richiesta fino a 10 milioni di euro. Si accorcia sempre di più l'autostrada Bergamo-Milano sponda Inter, che sonda Musso per l'eventuale sostituzione di Onana, oltre che Demiral, Scalvini e Coop Miners, già nei desiderata dei Meneghini. Il vero ostacolo è che dalle parti della Madonnina vorrebbero solo prestiti con diritto di riscatto, mentre sotto la Maresana si preferisce di gran lunga la cessione secca. Capitolo Zapata sembra aver bussato convinta la Fiorentina. Il ragazzotto non ha fatto mistero di starsene gran bene a Bergamo e non sembra il tipo che fa troppi problemi a stare in panchina. Dipenderà molto da Gasperini. Ultima notizia, l'Atalanta Under 23 in Serie C con ogni probabilità sarà inserita nel girone B, quindi nessun mini derby con l'Albino Leffe o scontro diretto con la Big Juventus. Che cosa ci aspetta nelle prossime ore nei cieli di Bergamo della provincia? Lo scopriamo con Trebi Meteo. Bentrovati in aggiornamento con le previsioni per la giornata di martedì. L'anticiclone sarà ad ovest dell'Italia, tra la Francia e la Spagna. Infiltrazioni di aria più fresca in quota lambiranno il nord-est. Andiamo a vedere gli effetti con una giornata inizialmente di bel tempo e poi dei temporali sulla Lombardia orientale verso la serata, quindi da Bergamo verso est, verso il Veneto. Ecco qui i temporali martedì sera sulle Orobie e localmente anche la pianura, però fino al primo pomeriggio sole e grande caldo, caldo anche afoso. Per quanto riguarda mercoledì, bel tempo in pianura con un lieve calo delle temperature massime, ancora temporali pomeridiani sulle Orobie. In sintesi anche la tendenza per la seconda parte di settimana, non ci sarà più l'anticiclone tra venerdì e il weekend, arriveranno correnti più fresche oceaniche, ci attendiamo dei temporali, specie venerdì e sabato, e anche un ridimensionamento delle temperature massime. Tutti i dettagli precisi, gli approfondimenti scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo. Non ci sono ulteriori aggiornamenti per questa edizione. Io vi ricordo che potete segnalarci le vostre notizie a redazione@6latv.tv. Rinnovo l'appuntamento con 6LaTV News per domani sera alle 19:15. Vi auguro un buon proseguimento di serata.